Il nostro viaggio in Molise arriva oggi a Larino per la festa di San Pardo, una comunità in festa. Non solo i cittadini del luogo, anche tanti turisti sono arrivati qui in questi giorni. Saranno davvero giorni di grande gioia ed entusiasmo. Restate con noi. Sindaco Puchetti, la comunità in festa. Finalmente anche quest'anno siamo riusciti a organizzare questa festa, non c'è più la pandemia e quindi oggi Larino in festa con tutti questi carri addobbati di fiori stupendi, tutti gli animali, insomma veramente vedo che la città è veramente è gioiosa, quindi e questo ci fa enormemente piacere. Quindi tanta gente anche da fuori, c'è molti turisti. Ci fa tanto piacere anche perché si è cercato in questi anni di promuovere la festa, valorizzarla e farla diventare un'attrattiva dal punto di vista turistico. Quindi noi cercheremo in tutti i modi nei prossimi anni di continuare in questa direzione. Un progetto di valorizzazione è stato approvato dalla Regione nell'ambito del progetto Turismo e Cultura. Noi stiamo lavorando e l'obiettivo è quello di costituire un museo del fiore legato alla festa di San Pardo, e anche un altro importante progetto è quello del riconoscimento come patrimonio UNESCO, patrimonio immateriale UNESCO della Carrese di San Pardo, in collaborazione con altre realtà che hanno feste, diciamo, simili alla nostra. E quindi io penso che su questi progetti bisogna porre la giusta attenzione per far crescere questa nostra festa. Siamo qui vicino al carro 21 con Simona della famiglia Nigro, un carro antico. Ha quasi 100 anni il carro, riunisce tutta la famiglia, siamo tanti cugini, ci sono tanti fratelli, ognuno di noi si occupa di un qualcosa per portare avanti poi il carro. Ci sta chi si occupa di fare la doma con le mucche, chi si occupa all'allestimento del carro, c'è una preparazione che dura mesi e con la realizzazione dei fiori realizzati con la carta crespa, e di solito si occupano le donne della famiglia, come ho già detto, e poi ci sono gli uomini che si occupano di fare la doma con le mucche. È una festa molto sentita. Una tradizione che richiama tra l'altro anche tanta gente da fuori. Sì, certo, certo. Una tradizione che ad oggi è molto conosciuta. Infatti ogni anno ci sono tante persone, turisti, che vengono qui per conoscere dal vivo la festa. Carro 20 della famiglia di Lena, siamo con Stefano Lapenna. Ci tenete proprio tanto a questa tradizione? Sì, tantissimo. Basta pensare che questo carro è dal 1910 che esce per le vie di Larino. Noi ci teniamo veramente tanto, siamo un gruppo di familiari e anche di amici che ogni anno facciamo questa festa, perché senza non possiamo stare. Anche i preparativi sono lunghi? Sì, sia per quanto riguarda gli animali con la doma, che si inizia da febbraio-marzo, diciamo, e con i fiori per il carro addirittura prima. Le donne di Larino da dopo Natale già mettono le mani in pasta alla carta per realizzare questi meravigliosi carri. Gli animali tra l'altro sono accuditi in maniera ineccepibile. Sì, no, per forza, perché come si può vedere è una festa dove c'è anche un po' di rischio, però andiamo a domare proprio da febbraio-marzo proprio per tenerle calme, a bada, e rispondono benissimo.
carro numero 18 della famiglia Mammarella, siamo con Luca Caruso, un carro antico. Sì, sì, un carro antico, circa diciamo 110 anni di storia, uno tra i carri più antichi. Con passione abbiamo ereditato questa tradizione, questa devozione dai nostri genitori, i nostri nonni, i nostri zii. E continuiamo quindi con passione e con amore questa che è la nostra festa patronale. Perché i preparativi tra l'altro sono lunghi. Sì, sì, i preparativi sono molto lunghi. Noi abbiamo iniziato quest'anno da marzo con la doma degli animali. Ringraziamo sempre diciamo, le persone che si rendono sempre disponibili insomma, a donare gli animali. E successivamente abbiamo iniziato con la costruzione dei fiori, fiori in cartapesta. Questo carro ha pure una particolarità che, a differenza di tanti altri carri, è un uomo, sono tanti ragazzi che si cimentano anche nella vestizione del carro, il che è una cosa molto, molto rara, perché solitamente sono diciamo, lavori che fanno le donne. Che fanno le donne, più dedicate alle donne. Siamo con Giulio Mancinelli, la famiglia Mancinelli, il carro 17, dietro c'è Italo, uno dei buoi più grandi, abbiamo visto, è una tradizione importantissima per voi. È certo che è importantissimo. Dopo tanti anni di questa pandemia, finalmente riusciamo a fare una festa come si deve, al suo onore, e viva San Pardo, che è il nostro protettore. Quanti anni ha questo carro? Questo è nato nel 1911, abbiamo fatto il sorteggio con l'altro carro, che è il 16, e lui ha preso il numero prima e noi quello dopo. Quindi la storia che continua. E continua sempre tra padri, figli, nipoti, generi, sempre avanti, sempre avanti. Qui un bel gruppo davanti al carro 43 della famiglia Potena, una tradizione sempre molto importante. Assolutamente sì, è un carro comunque molto antico, ormai ha quasi un 100 anni, un secolo. Nel corso degli anni poi le persone man mano cambiano, perché purtroppo c'è un'evoluzione, cioè nulla è eterno, però comunque questo è proprio il significato della festa, che portiamo avanti il nome soprattutto e la voglia di portare avanti una tradizione secolare che ci tiene uniti. E ci godiamo la festa tutti insieme, soprattutto per trasmetterla ai ragazzi e dargli modo di apprezzare la bellezza che c'è dietro. Tanto lavoro, ma comunque tanta bellezza. Una festa che unisce le generazioni, intere generazioni, dal più piccolo al più grande, e è un momento di gioia. Un momento di gioia anche di riunione delle famiglie, soprattutto quelli che lasciano il paese per poi in questi momenti riuniscono. Quindi una tradizione che non va comunque abbandonata e si riporta avanti dai più piccoli ai più grandi. Non solo l'arinesi qui alla festa di San Pardo, da dove venite? Parco Nazionale del Pollino Viggianello, provincia di Potenza, Basilicata e confini con la Calabria. Come mai qui? Anche noi partecipiamo a questa bellissima manifestazione che dura più di un giorno e portiamo più di una coppia di buoi di diversa razza, tra cui la Podolica, la Marchigiana, Incrocio Chianina e anche la Maremmana. Voi accuditi come dei figli? Assolutamente sì, perché poi li usiamo non solo per queste manifestazioni e tradizioni molto sentite dagli abitanti di Larino, ma giriamo un po' noi tutta l'Italia, tra cui Trapani, Altavilla Milicia, facciamo anche il nord Italia, tra cui Roma, Firenze, il Palio di Siena. Abbiamo anche fatto, facciamo Mirabelleclano, diverse manifestazioni in tutta Italia. Siamo con Alice Cascitelli, che è qui sul carro, un carro speciale. Questo è il carro di mia madre, della famiglia Gentile. Quest'anno ce l'ha l'avvocato Franchella. L'abbiamo donato in onore di mia madre, in memoria sua, infatti c'è una piccola targhetta qui. Questi fiori sono gli ultimi che lei ha fatto nel 2012 e li ha conservati. E siamo onorate e orgogliose di farlo. E quindi c'è un'emozione doppia. Un'emozione particolarissima, sì, in effetti. Poi questa comunque è una festa bellissima, sentita, e oggi per noi è un po' di più.